bocciata popolare tramonta dalla Confederazione Generale del Lavoro contro il caro vita e la speculazione può seriamente. Imparò ad essere cose da una vita sua fatta, tanto spine quanto rose. Questo film è stato realizzato per il 30° anniversario della morte di Giuseppe Di Vittorio, avvenuta nel 1957. È un film che vuole ricordare la figura di Di Vittorio ai lavoratori che l'hanno conosciuto e amato e dare alcune informazioni e impressioni ai lavoratori più giovani che di lui conoscono soltanto il nome. È un film realizzato con gli scarsi materiali cinematografici e sonori su Di Vittorio che l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ha raccolto e conservato, sottraendoli alla distruzione, per diffonderli e farli conoscere al maggior numero possibile di cittadini. Non è una biografia completa di Di Vittorio, riassume in sintesi la sua vita e tocca alcuni temi centrali della sua opera. Non è un film celebrativo, ma un'occasione per vederne l'immagine, per sentirne la voce. Non intende attualizzare le posizioni di un grande dirigente sindacale. Troppo diverse da oggi sono le condizioni in cui egli visse e operò. Intende, questo sì, riproporre la sua passione profonda, la tensione ideale che lo animava, l'intelligenza paziente della sua lotta, la radicata convinzione nei valori che sono patrimonio del movimento operaio e contadino e quindi della società nel suo complesso. Giuseppe Di Vittorio nasce a Cerignola, provincia di Foggia, in Puglia, l'11 agosto 1892, da una famiglia di braccianti. Quando suo padre muore in un incidente sul lavoro, Di Vittorio comincia a fare il bracciante per aiutare la madre e la famiglia. Ha 7 anni. La condizione umana e di lavoro del bracciante resta nel cuore e nella mente di Di Vittorio per tutta la vita, come simbolo dell'oppressione più dura e della necessità del riscatto. Quando parlo specialmente di questa categoria di lavoratori, della categoria dei lavoratori più poveri, più esposti alla miseria quotidiana, all'abbandono, alla disperazione, a uno sfruttamento spietato e senza limiti, io mi abbandoni anche un poco al sentimento, al cuore, agli impulsi interiori che mi vengono dai miei ricordi e dal fatto e dall'orgoglio, dalla fierezza che io conservo e conserverò fino all'ultimo istante della mia vita di essere di aver fatto non solo l'origine della mia vita, la famiglia di braccianti poveri, miseri, abbandonati ad un destino di disperazione. Di Vittorio inizia giovanissimo la sua militanza nel movimento contadino. Nel 1913 dirige la Camera del Lavoro di Minervino Murge e fin da quel periodo è forte la sua insistenza sulla necessità di unità in un movimento lacerato invece da forti contrasti. Poi, dopo un primo esilio, la partecipazione alla guerra mondiale, un periodo che egli definirà anche per se stesso di sbandamento e confusione. Alla fine della guerra, la lotta contro il fascismo, di cui Di Vittorio sottolineava sempre il duro carattere di classe.
quando le forze del lavoro, organizzate sempre più potentemente, intaccavano più profondamente i privilegi dei grandi agrari, dei grandi latifondisti, per realizzare questo progresso a cui, in un discorso di questo genere, si può appena accennare, queste forze della reazione dissero: no, basta, non si può più andare avanti. Anche a costo di fermare il progresso agricolo, economico, civile, generale dell'Italia, bisognava fermare il movimento delle forze del lavoro, il movimento degli operai, il movimento dei contadini. E questo si poteva ottenere soltanto con la forza. E venne la forza, venne il fascismo, che cercò di annientare tutto il nostro movimento. Bruciò le leghe, le cooperative, le camere del lavoro, i comuni democratici, sperando la reazione di annientare per sempre le speranze di redenzione del popolo. Di Vittorio, che nel dopoguerra viene eletto come deputato nel Partito Socialista e poi aderisce a quello comunista, deve abbandonare l'Italia nel 1926. Il Tribunale Speciale lo condannerà a 12 anni di carcere. Egli trascorre un primo periodo a Parigi, poi a Mosca e quindi di nuovo a Parigi, fino alla guerra di Spagna, che lo vede tra i combattenti antifranchisti. Sarà la notte buona, mamma mia, terranno a ortado, madre che viene resiste. Alla sconfitta della Repubblica Spagnola, ritorna in Francia, di lì a poco sotto la dominazione nazista, e Di Vittorio partecipa alla lotta dei partigiani francesi. Sarà arrestato, consegnato ai fascisti, confinato nell'isola di Ventotene. Caduto il fascismo, egli inizia a ritessere le fila per la ricostituzione di un sindacato unitario. Con il socialista Bruno Buozzi, che sarà ucciso dai nazisti il giorno della liberazione di Roma, e il democristiano Achille Grandi, firma il patto per una grande confederazione del lavoro. I lavoratori uniti avranno un compito decisivo nell'opera di ricostruzione del paese distrutto dalla guerra. Questo vuol dire movimento sindacale ha bisogno per svilupparsi, per dare tutto quello che può dare, come elevazione del tenore di vita dei lavoratori e come progresso generale della società, nella libertà, nelle libertà democratiche, così come le libertà democratiche non possono sussistere senza libertà sindacali, senza libertà dei lavoratori di associarsi e di lottare collettivamente per la difesa dei propri interessi collettivi. Ma l'unità politica delle forze che hanno fatto insieme la resistenza si spezza presto nel quadro mondiale della Guerra Fredda. Ecco come un documento cinematografico di un'organizzazione cattolica di destra dipingeva l'opera di politici e sindacalisti di sinistra.
Il compito degli oratori politici e sindacali è molto più facile. Facile è fare leva sulle miserie di una guerra che il popolo non ha voluto. Il popolo però beve e si incolonna. Così a principio la marcia verso una felicità impossibile. Ma poi la scena cambia all'improvviso e gli oratori lo sapevano. Cominciano i disordini, abilmente organizzati dagli agitatori mescolati nella folla. È la tecnica degli agitatori comunisti. In Italia, no, in tutta l'Europa. Riconoscete le piazze di Roma, quelle di Parigi, di Londra. Bisogna far inviperire il popolo, ricordandogli le sue miserie, e poi scatenarlo a ben mascherati scopi politici. Alla piccola tattica degli agitatori corrisponde la strategia dei capi. Parla Nenni. Parla Togliatti. Bisogna inquadrare le masse e ridurle all'obbedienza. Anche il sindacato è investito dalla rottura tra Democrazia Cristiana, comunisti e socialisti. Tensioni durissime precedono la scissione che Di Vittorio contrasta con tutte le sue forze. Ma poi, in occasione dello sciopero generale per l'attentato a Togliatti, si spezza anche l'unità sindacale. Lo scontro sociale e politico diventa durissimo e il movimento operaio conosce di nuovo repressioni ed eccidi. A Modena, nel 1950, 6 sono gli operai che cadono sotto i colpi di un apparato repressivo organizzato dal ministro degli interni Scelba. Cittadinanza è scesa nelle strade, si è riunita attorno alle sue bandiere. Per 2 ore le bare dei caduti, portate a braccia dagli operai, dai ferrovieri e dai braccianti, sfilano per le vie della città tra 2 immense ali di popolo silenzioso. I capi dei tori rendono l'ultimo omaggio ai caduti. E nel sud, da Portella della Ginestra a Melissa, muoiono altri lavoratori contadini. Di Vittorio continua la sua instancabile denuncia delle drammatiche condizioni dei lavoratori, soprattutto nelle campagne e nel mezzogiorno. La coscienza di ogni animo generoso dovrebbe porsi la domanda per poter vivere tranquillo. Come fanno i braccianti a vivere nelle altre giornate che non lavorano? Chi garantisce il pane? Non si può dire, dunque, che questa sia una società cristiana. E tutto questo non è necessario, non è inevitabile, si può evitare. Di Vittorio è il tenace sostenitore di un piano del lavoro che diventa la bandiera della CGIL dal congresso del 1949. Una proposta per risolvere i gravi problemi nazionali che mobilitò grandi masse di lavoratori, ma che non passò nell'economia italiana per l'opposizione del grande capitale, del latifondo, delle forze conservatrici e moderate. Tanto la terra dei latifondisti, che non l'hanno mai lavorata, ai braccianti, ai contadini, perché invece di essere disoccupati tanti mesi dell'anno. Altrettanto instancabile è la battaglia che Di Vittorio continua per il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori nelle campagne e nelle fabbriche. Ecco un appello alla radio, dove per il 1° maggio si strappano pochi minuti di trasmissione. Oggi, uniti in masse compatte nelle maggiori piazze d'Italia, i lavoratori rivendicano con forza: primo, l'aumento dei salari a livello aziendale, di complessi o di settori, per adeguarli ai bisogni della vita e all'aumentato rendimento del lavoro e applicazione della Convenzione internazionale sull'eguaglianza dei salari maschili e femminili a parità di lavoro. Secondo, la riduzione delle ore di lavoro sino alla settimana di 40 ore a parità di salario. Terzo,
strenua difesa della giusta causa permanente nei patti agrari e nei licenziamenti, in tutti i settori del lavoro, e un sistema di collocamento onesto e imparziale della manodopera. Quarto, una riforma profonda della previdenza sociale che garantisca un'adeguata assistenza ai lavoratori e loro familiari nei casi di malattia, di infortuni e di disoccupazione e una pensione umana ai vecchi lavoratori e agli invalidi. Quinto, una nuova politica di coerente sviluppo produttivo, capace di assorbire la disoccupazione e di garantire un lavoro stabile a tutti gli italiani, basato sulla industrializzazione del paese e sulla riforma agraria generale, abbinata a grandi opere di bonifica, di trasformazioni fondiarie e di irrigazioni che aumentino la ricchezza nazionale e il benessere del popolo. Queste rivendicazioni sono comuni a tutti voi. Unitevi per realizzarle. Il suo prestigio, ormai a livello internazionale, gli è riconosciuto anche con la presidenza della Federazione Sindacale Mondiale. Camarati, amici, deleghe e invité, aspirazione de progrès et de liberté, la gente fer, qui est la paix, pour la paix, pour la loi, pour la paix. È un ruolo eminente che utilizzerà per continuare la sua opera tesa all'affermazione nel mondo dei valori del lavoro, della solidarietà, della pace. Oggi è la vostra festa, è la festa del lavoro e della solidarietà dei lavoratori del mondo intero. Oggi, uniti ai nostri fratelli di tutti i paesi, al di sopra ad ogni frontiera di nazioni, di razze o di religioni, celebriamo l'altissima funzione del lavoro, unica fonte di benessere e di civiltà, e rivendichiamo per tutti i lavoratori, manuale e intellettuali, il diritto a un più giusto livello di vita, a una più elevata condizione sociale e umana, sino all'emancipazione totale del lavoro da ogni forma di sfruttamento e di servaggio. Il lavoro, che è fattore di ogni progresso umano, affratella i popoli e postula la pace. Oggi i lavoratori di ogni paese levano la loro ferma protesta contro le minacce di sterminio atomico che i profittatori di guerra fanno pesare sull'umanità e assumono l'impegno di difendere a tutti i costi la pace del mondo. Accogliendo il drammatico appello lanciato dai più insigni scienziati di ogni parte sui pericoli che le esplosioni atomiche a scopo sperimentale hanno già determinato per la vita umana, la CGIL impegna i lavoratori italiani a lottare per esigere la fine immediata di tutti gli esperimenti termonucleari e l'utilizzazione di questa potente energia solamente a scopi di sviluppo economico per il benessere dei popoli. Amici e compagni lavoratori, in occasione del 1° maggio, festa internazionale del lavoro, la grande organizzazione sindacale unitaria, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, invia a tutti voi e alle vostre famiglie il suo saluto fraterno e i suoi migliori auguri di bene e di maggiore tranquillità di vita. Nel mondo di quel tempo, nettamente diviso in due, anche Di Vittorio, come allora tutti i comunisti e i socialisti, pratica una solidarietà senza esitazioni con l'Unione Sovietica, tanto più se essa si manifesta in occasioni come quella del gravissimo disastro che colpisce nel 1951 l'Italia del Nord, l'alluvione del Polesine, di cui un documentario rievoca alcuni momenti di particolare intensità. Gli ultimi fragili ripari. Intanto, rispondendo all'appello delle organizzazioni popolari, nasce nelle città una commovente gara di offerte. Ciascuno vuole dare il suo aiuto. Seguendo una nobile tradizione del movimento popolare nazionale, nell'ora della sventura i poveri aiutano i più poveri, coloro che hanno tutto perduto. La Confederazione Italiana del Lavoro raccoglie decine di milioni di lire. Mentre i rimorchiatori accorrono per scortare la nave all'attracco, una folla si viene assiepando sulla banchina. La nave è il piroscafo sovietico Timiryazev, che ha compiuto a tempo di primato la traversata da Odessa, trasportando gli aiuti offerti dai sindacati, dalle cooperative e dalle donne sovietiche ai fratelli italiani. Sono 40.000 quintali di farina, 10.000 di grano, 2.500 di zucchero, 2.000 di semolino, 20 trattori, 40 erpici,
40 aratri. Di Vittorio non esita però a manifestare posizioni critiche e autocritiche quando in 1956 sembra concentrare in sé l'esplosione di tante fortissime contraddizioni della sinistra italiana e mondiale. Le sconfitte sindacali alla Fiat, il 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica con la denuncia dello stalinismo, i disordini operai in Polonia e soprattutto la drammatica crisi dell'Ungheria. Insomma, Di Vittorio non è un dirigente appagato dalla carica che ricopre a livello nazionale e internazionale. Continua a interrogarsi, a esprimere dubbi, a cercare di capire ciò che si sta verificando sia in Italia che nel mondo. Durante questo profondo travaglio, e mentre prosegue quasi freneticamente un'attività sfibrante, Di Vittorio muore il 3 novembre 1957 a Lecco, dopo un'assemblea in cui egli aveva invitato i lavoratori a portare avanti la loro sfida storica al grande capitalismo italiano. Cari amici, compagni, com'è bella la nostra missione, com'è gloriosa, luminosa, affascinante la nostra missione. Noi vogliamo progredire e qualche cosa l'abbiamo fatto, un poco abbiamo progredito, siamo tutti animati da un desiderio, direi esplodente, di progredire ancora e avanzare, e avanzeremo, lo vogliono o non lo vogliono, avanzeremo. Vedete, la superiore bellezza della nostra causa, noi non vogliamo progredire facendo andare indietro l'altro.